una ragazza, Deborah, decide di trasferirsi da Foggia nell'hinterland milanese e allora cerca una casa in affitto. La trova, gli piace tantissimo, si scambia delle email con la figlia della proprietaria, sembrerebbe, si mettono d'accordo il prezzo, tutto quanto, probabilmente lei gli manda i suoi dati personali, magari la signora e la figlia, perché mamma e figlia gli hanno chiesto magari la fotocopia della carta d'identità, qualche documento, e a un certo punto la figlia comincia a dire, ma gli scrive... Non possiamo più affittarla. E da Foggia Deborah gli risponde: come? Dopo tutti questi accordi che abbiamo preso, mancava solo la firma del contratto, ma non potete fare così, cosa vuol dire? Allora gli risponde con un'altra email: abbiamo deciso di vendere la casa. Ma a quel punto la mamma, prende il telefono e chiama Deborah innervosita. Dalle email di Deborah dove scrivevano: scusate, come abbiamo un accordo? Allora la mamma, la signora, prende il telefono e gli dice: io non affitterò mai ai meridionali, sono come i neri, sono come i Rom, sia oggi che nell'anno 4000 voi siete uguali, viva Salvini, viva il capitano, io sono razzista al 100%. Lei, Deborah, è riuscita a registrare la telefonata e poi l'ha messa su Facebook, la telefonata di questa signora, la mamma, che ha fatto scalpore e anche abbastanza indignazione. Io personalmente pensavo che il razzismo di italiani contro altri italiani si fosse estinto con la fine degli anni 90. Anch'io ne ho visti tanti tra gli amici insultati da altri pseudo amici solo perché magari i genitori erano della Sicilia, della Calabria, anche storie inventate, le ho viste proprio quando io avevo 18-20 anni, adesso ne ho 45, l'ho visto questo razzismo, Mi ricordo in quegli anni c'era un razzismo forte verso tutto quello che era centro-sud Italia. Poi piano piano è sparito questo razzismo ed è cominciato quello verso gli stranieri che hanno cominciato ad arrivare in Italia in maniera preponderante, con documenti e senza documenti. Quindi il razzismo in Italia si era trasformato, modificato, ma io personalmente pensavo fosse estinto quello fra italiani, ma no, la mamma di quel tipo di persone è sempre incinta. Lo era, lo è. E lo sarà, ci sarà sempre una parte di persone che pensa come questa mamma, che poi intervistata in radio, non mi ricordo in quale radio, dice: cosa volete che faccio adesso? Mi butto nel naviglio? Mi sparo? Quindi probabilmente è una persona che non riesce a capire quello che ha fatto. Ci sono persone, non è che siamo tutti uguali, Ci sono persone anche che non capiscono quello che fanno e se glielo fanno notare non lo capiscono perché non lo capiscono. Non lo capiscono se non, se lo capirebbero non lo avrebbero fatto prima. Capite? Cioè, una persona che lo fa vuol dire che non capisce quello che sta facendo. Matteo Salvini si è sentito giustamente tirato in ballo perché la signora ha detto: io sono 100% razzista, sono salviniana. E forza capitano. E sinceramente Salvini risponde così: la signora è una cretina, non ho il piacere di conoscerla ed è lontanissima dal mio pensiero. Lo dice appunto Salvini a margine della riunione dei 500 amministratori locali leghisti a Milano, commentando la decisione di questa signora milanese che non vuole affittare l'appartamento ai meridionali. Il caso è venuto appunto fuori da questa denuncia social e la ragazza stava cercando questa casa da poi condividere con la fidanzata milanese e loro escludono che la signora abbia potuto intuire che erano due fidanzate perché lei, quando sono andati anche a vedere la casa, perché hanno anche visto la casa, si sono presentate le due ragazze, però hanno detto di essere amiche proprio perché hanno pensato
nella mentalità di paese è meglio non dire niente, se no. Quindi loro escludono che la signora abbia potuto capire che erano due fidanzate, quindi dicono il motivo non è quello, è proprio perché sulla carta d'identità c'è scritto nata a Foggia. Incredibile, ma vero, ma nel 2019 succede anche questo nell'Italia, la settima potenza economica mondiale, succede anche questo, ma sempre succederà. Io, come dicevo prima, mi sono ricreduto. E la ragazza aveva proprio fatto, l'aveva potuto raccontare su Facebook, anche perché aveva fatto uno scalpore. Lei dice: ringrazio tutti i giornalisti che ne stanno parlando, che stanno scrivendo degli articoli, anzi, successo dice proprio ieri, domani mattina andremo per vie legali con un avvocato, perché questa è discriminazione, anche perché abbiamo le email dove c'era già la certezza del contratto, l'accordo fatto via mail, dovevamo solo andare per firmare e dare i soldi della caparra. Quindi questa è pura discriminazione. L'andremo a denunciare. La ragazza dice: ma il denaro recuperato noi magari lo doneremo. Ma io vi aggiungo, l'ho detto anche nel video di ieri, non dovete vergognarvi se recuperate del denaro. Non c'è da vergognarsi. Se questa donna sarà costretta a pagarvi 20, 30 mila euro, 100 mila euro per discriminazione, non dovete vergognarvi e dovete usarlo per pagare il vostro affitto per anni. Non c'è da vergognarsi e non c'è da donarlo in beneficenza. Utilizzate quei soldi perché saranno assolutamente vostri, così la signora mamma capirà, ma non capirà, perché se l'ha fatto, ribadito, anche in radio, vuol dire che non ci arriva. Quindi non abbiate problemi. Se la signora che non ci arriva vi darà questi soldi obbligata dal giudice, spendeteveli, compratevi una macchina, pagatevi l'affitto, godeteveli. Quindi la ragazza scrive su Facebook: decido di trasferirmi nel paese della mia fidanzata in provincia di Milano, cerco una casa in affitto, la trovo e me ne innamoro. Mi metto d'accordo con la proprietaria di casa, una ragazza, di far partire il contratto ad ottobre. 15 giorni prima dell'inizio del contratto, la ragazza mi manda un messaggio dicendomi che l'inizio del contratto slitta di un mese, trovando scuse poco credibili. In un secondo momento ricevo un altro messaggio da parte della ragazza che mi dice che la casa in affitto non può più darmela perché preferisce venderla. Le rispondo dicendole che non trovo corretto cambiare le carte in tavola all'ultimo minuto e che i patti erano altri. In tutto ciò interviene la madre della ragazza che mi contatta, prende il telefono la madre perché dice: ci penso io, no? Il motivo per cui non mi viene data la casa in affitto è perché sono nata a Foggia. E la mamma gli dice, che potrebbe essere questa ragazza anche sua figlia, pensate un po' a che livello basso siamo, eh? Dice: i meridionali sono meridionali anche nel 4000, non nel 2000, ragione per cui, dice, ho frenato, per me meridionali neri rom sono tutti uguali, sono una razzista al 100%, non mi interessa se è qui da quando è piccola, continua la proprietaria dell'appartamento, ma cosa c'è scritto sulla carta d'identità? Da Lombarda ci tengo al 100%, incredibile. Sono razzista e per me va benissimo. Forse sono venuta a saperlo troppo tardi. Quello che dice lei non me ne frega niente, scrive sotto il post e aggiunge infine la signora che è una salviniana, una leghista come Matteo, il suo capitano è Salvini, lo scriva pure. Quindi incredibile, incredibile. Veramente, se la ragazza quando ascoltò la prima volta la casa devo venderla avesse fatto finta di niente, detto ok, deve venderla, cerchiamone un'altra, questa storia di razzismo non sarebbe saltata fuori. Beh, è uno spaccato di una società ormai multiculturale, l'Italia, ma incredibilmente ancora ci sono delle sacche di razzismo contro italiani. È veramente agghiacciante, e io l'ho visto, lo posso testimoniare, l'ho visto negli anni 80 e 90, uguale, questo stesso razzismo che pensavo estinto, ma mi ero sbagliato. Tutta la solidarietà a Deborah,
da Teleitalia. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.